si chiude al tie break. Ai vantaggi il sogno di Molfetta in questa Final Four della Del Monte Coppa Italia di Serie A2. Insomma, ci avete creduto, avete rimontato due set, eravate in vantaggio, avete avuto la possibilità di chiudere al quinto set, poi... Poi si è spenta la lampadina su 14 pari. L'unico rammarico probabilmente non è tanto il tie break, aver buttato probabilmente i primi due set che non abbiamo giocato. Però siamo stati bravi a rientrare in campo, a ribaltare il risultato e a giocarcela punto a punto nei tie break. Purtroppo è sempre stata una questione di palle, diciamo. Al ritorno a Segrate è andata bene per noi, questa volta è andata bene per loro. Peccato, diciamo che usciamo comunque a testa alta. Molfetta arrivata carica a questa Final Four della Del Monte Coppa Italia di Serie A2, arrivata quasi per caso forse, o forse per le grandi qualità del gruppo di Molfetta dimostrate sino a questo punto. Molfetta che comunque ha regalato questo sogno ai propri tifosi e che ora deve voltare pagina e rituffarsi in campionato. Diciamo che per caso non ci si arriva alla Final Four, siamo fatti tanto, tanto mazzo in palestra, siamo arrivati qua a marzo a giocarci una grande partita contro Segrate. Queste quattro squadre hanno dimostrato nei gironi d'andata e soprattutto adesso che sono molto forti, sono molto forti. Noi usciamo a testa alta, diciamo che adesso pensiamo al campionato. Come ho detto in settimana, pensiamo a fare più punti possibili e poi vediamo come ci piazziamo tra cinque giornate. Di sicuro c'è il rammarico di non essere arrivati a domani, però rimbocchiamoci le maniche, continuiamo a lavorare in palestra e a sudare come abbiamo sempre fatto. Quanto può pesare psicologicamente un'uscita del genere? Magari domani e dopo, spero. Poi dopo pensiamo comunque, come ho detto, a voltare pagina. Dalle sconfitte si impara di più che dalle vittorie. Certo che aiuta a vincere, però ci dobbiamo rialzare più forti di prima e secondo me ce la possiamo fare. Come abbiamo dimostrato durante l'arco del campionato, quando abbiamo perso una o due partite di fila, ci siamo sempre rialzati facendo delle grandi prestazioni anche con grandi squadre. Noi lo stiamo dimostrando e secondo me ci rialzeremo sicuramente già da Santa Croce. Non sarà una trasferta facile, però ce la faremo. Uscita dalla Coppa chiusa con i tifosi che chiamano sotto la curva i propri beniamini. È sempre uno spettacolo vedere un palazzetto pieno di colori bianco-rossi. Scusate il disturbo, scusate se non siamo arrivati in finale forse, però ce l'abbiamo messa tutta e li ringraziamo comunque.